Finalmente Castelfidardo, verrebbe da dire. Dopo 3 mesi di digiuno assoluto, i biancoverdi centrano un successo importantissimo, battendo con un netto 3-0 il Chieti. Non accadeva dallo scorso 5 dicembre, in occasione del successo sull'Alto Casertano. Poi 11 partite senza conoscere la gioia dei 3 punti. Il cambio di allenatore e ora la prima vittoria sotto la gestione Mangiapane. Delude un Chieti che in questo 2022 non aveva ancora assaporato l'amaro sapore della sconfitta, mentre sono 3 punti d'ossigeno per un Castelfidardo che ha disperato bisogno di uscire dalle sabbie mobili. La gara inizia subito su ritmi elevati ed è il Chieti per primo a rendersi pericoloso con una doppia chance al decimo. Prima ci prova Ventola che riceve palla da Orlando ma trova la risposta di De Malia. Dal piazzato successivo, schema tra Marini e Petrantonio, il centrocampista calcia ma la palla termina alta di poco. Il Castelfidardo cresce tanto che al 16° trova il vantaggio. Gran passaggio di Faie per Cardinali, quest'ultimo è bravo a eludere il suo marcatore e scaraventare il tiro in porta per l'1-0. Sono i padroni di casa a fare la differenza, che si fanno vedere ancora al 36° con Braconi che si invola sulla sinistra, cerca l'inserimento di Camarà, il difensore lo anticipa, la palla torna al numero 11 locale che tenta la conclusione al volo ma è debole fuori dallo specchio di porta. 4 minuti dopo ancora Braconi si divora il gol del raddoppio, Cardinali si accentra, lo vede libero e lo serve, ma Braconi cincischia troppo, poi trova uno spiraio, calcia e Forti si supera coprendo il palo. Al 43° un giallo costa caro a Morganti che per proteste salterà il prossimo match. A fine partita verranno ammoniti anche Braconi e Jega, anche loro due entrambi saranno diffidati e salteranno la sfida col Matese. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo e dopo 5 minuti finalmente gli sforzi del Castelfidardo portano al raddoppio. Importante palla rubata che scaturisce il contropiede orchestrato da Cardinali. Movimento ad accentrarsi, gli si propone sulla destra Cusimano, lo serve coi tempi giusti e l'otto biancoverde tira una bordata in diagonale con Forti che non può nulla. Un lampo scuote il Mancini alla mezz'ora, Bracciatelli da lontanissimo tenta l'Eurogol e solo un miracolo di Forti gli nega la gioia di un gol che avrebbe visto, rivisto e sicuramente raccontato ai nipoti. Al 35° il Castelfidardo cala anche il tris, difesa del Chieti in bambola grazie alla bella manovra veloce del Castelfidardo. Cusimano serve Camarà, a sua volta Bracciatelli che gioca a memoria per Braconi che sulla sinistra è solissimo e con un bel piattone piazzato batte Forti. Al primo minuto di recupero c'è tempo anche per un'altra occasione degli uomini di Mangiapane con Cardinali che riceve un gran cross dalla destra e la palla finisce alta di pochissimo. I 5 minuti di recupero servono solo per scaldare gli ultras locali che possono tornare a festeggiare insieme ai propri beniamini un successo che mancava veramente da troppo tempo. Nel post gara sentiamo le parole di mister Mangiapane per il Castelfidardo e del direttore sportivo del Chieti, Paciarella. Io penso che la squadra anche domenica scorsa nelle partite precedenti abbia dato segnali di essere viva. È normale che, come dicevo, in queste settimane mancava un risultato positivo, che era la vittoria. Anche domenica, secondo me, la squadra meritava qualcosa in più. Oggi penso che, al di là della partita negativa che abbia potuto fare il Chieti, penso che se il Chieti abbia giocato male, forse è il merito dei miei giocatori. Sappiamo che il Chieti ha delle individualità importanti, è normale che... io ho chiesto ai ragazzi domenica scorsa quanto avevano dato, mi hanno detto: mister, noi abbiamo dato il 100%, bene, vuol dire che non basta, bisogna dare qualcosa in più, e oggi penso che hanno dato qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, quindi faccio i complimenti a loro, ma con il cuore lo dico, questi ragazzi meritavano e meritano sicuramente un successo del genere. Per la classifica questa vittoria è sicuramente, diciamo, una boccata d'ossigeno, perché il Castelfidardo non vinceva da dicembre. Adesso cosa cambierà oppure su cosa continuerai a lavorare? No, non cambierà niente. Mi auguro che questo risultato possa portare stimoli e consapevolezza della forza che questa squadra ha. È una squadra giovane che ha fatto 23 punti e che poi ha avuto un momento di blackout. Spero e mi auguro che oggi, con la vittoria di oggi, possa riprendere una strada con la consapevolezza e la sicurezza delle qualità che hanno questi ragazzi. L'ho detto e lo ripeto, non l'ho detto anche quando nelle settimane scorse. Io non cambierei un mio giocatore con nessuna delle altre squadre, consapevole che le altre squadre hanno delle rose importanti, ma anche la mia lo è. Sì, Castelfidardo, merito al Castelfidardo che ha fatto un'ottima gara. Noi non siamo stati all'altezza della situazione oggi,
Direi che è la prestazione più negativa della stagione. Oggi non possiamo salvare nulla assolutamente, sia l'atteggiamento di tutti che la gestione della gara, per cui niente, facciamo mea culpa, riconosciamo che oggi il Castelfidardo ci è stato superiore e noi dobbiamo veramente rimetterci in corsa, capire bene, analizzare bene gli errori di oggi da parte di tutti, sia della squadra che dello staff tecnico, e ripartire ancora più decisi di prima.